Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e in questa parte andremo a visitare Hawoli. Dovremo incontrarci con Suiren, poiché il professor Kukui ci ha dato la missione di andare a pescare con lei. Quindi andiamo subito verso Hawoli. Nel frattempo io vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, ovviamente. Ditemi cosa ne pensate nei commenti di questa parte che stiamo facendo ad Alola, in questo Pokémon Fire Ash, e ovviamente andiamo verso Hawoli. Finalmente possiamo passare da questa parte ed eccoci, Hawoli City, esploriamola. Questo ci dice che non siamo ancora pronti, qui ci sarà una sorta di sfida finale magari. Questa è la casa di Sofocle, ovvero di Chris in italiano, giusto? Salve! Chris ci ha detto tutto di te. Oddio, cosa gli ha detto? Questo è il padre di Sofocle. È sempre bello incontrare i suoi compagni di classe. Assolutamente sì. Poi, vediamo un po' che casetta sia questa. Salve! Fight the power! Quit while you still can! Turn it off! Vedete, questo è impazzito. È un karateka totalmente impazzito. Poi qui c'è una spiaggetta. Questo invece vuole insegnarci Giga Drain. Allora, potremmo forse insegnarlo a Rowlet. Sto registrando questo episodio direttamente dopo il precedente, quindi non ho visto eventualmente i vostri commenti se mi hanno detto appunto quale natura sia meglio per Rowlet. Per adesso lo tengo ancora così. Appena leggerò i vostri commenti o appena mi andrò a informare io, cambierò la natura nel caso sia necessario. Sembra una persona molto carina, quindi prendi questa, grazie. Ci dà una pozione. Questo che richiama molto il tizio che ci dà la pozione nel percorso 1 praticamente. No, non percorso 1, nel primo percorso comunque dopo Biancavilla. Tu ti sposti? No, Litten ci ignora, non possiamo andare nel Pokémon Market. Però possiamo parlare a questa ragazza. Lusamine is never home. It's a shame since she has such a big house. Chi è Lusamine? Che non è mai a casa. Vorresti un po' di frutta? Ma certo, grazie vecchietta. Ci dà un po' di bacche. Ok, stiamo continuando ad esplorare Hawoli. Questa è la casa di Dillia invece, questa villona gigante. Salve, buongiorno, benvenuto nella casa della signorina Lusamine. Ah ok, è Dillia, perfetto. È Dillia, che il suo cognome sarà Lusamine immagino. Si può leggere quel diario? No. Esploriamo un po' la villona di Lilia. Vediamo un po', c'è un bordello di stanze, però non penso ci sia niente qui, effettivamente. È solamente una roba vuota buttata un po' lì, giusto? Magari ci saranno degli eventi futuri qui dentro. Beh, nel frattempo però almeno c'è. Almeno apprezzo il pensiero. Questa invece è la casa di Mallow. Ed è vuota. Salve? Il ristorante qui è davvero buono. Dovresti provarlo, assolutamente. Questo è il ristorante. La cucina di Aina, che sarebbe Ibis. Welcome to my restaurant. Feel free to try whatever you want. Perfetto, è un ristorante di sto tipo. Questo consiglia la zuppa. Questa adora venire qui. E questo invece vorrebbe semplicemente uscire a giocare, giustamente, un bambino. I bambini solitamente si annoiano nel ristorante. Entriamo quindi nel centro Pokémon. Salve? In Alola we have our mart inside the centers. Ok, perfetto, hanno anche qui il loro Pokémon Market dentro il centro Pokémon. E tu sei comfy, vero? Sì. Ok. Già che ci siamo, allora, iniziamo a depositare i Pokémon che abbiamo catturato. Allora, Summary. 761. Vieni con me. Quindi, 56, 62, 61. Poi lasciamo giù anche Pikipek, che è il numero 731. Quindi 26, 32, 31. Poi lasciamo giù anche Shinotic. Prima però prendiamole il Big Mushroom che tiene. E 756, perfetto, facile e veloce, qua. Poi vediamo un po', Grabbin tu sei il 736. Perfetto, quindi 26, 32, 36 qua. Ed infine Trambic, subito dopo Pikipek. Ecco qua, iniziamo a popolare il nostro Living Dex.
Ovviamente Rowlet lo teniamo in squadra. Continuiamo ad esplorare Hawoli. Salve ragazzina o ragazzino. Questo posto è fantastico. Posso correre su tutti i tile. Bene. Anche se noi possiamo comunque solamente andare in orizzontale o in verticale. Da questa parte vediamo un po' cosa c'è. Oh, eccola lì, Suiren. L'abbiamo trovata. Queste ci portano da qualche parte? Per ora no. Probabilmente più tardi ci porteranno nelle altre isole dell'arcipelago di Alola. Vediamo se abbiamo visitato tutta la città, perché qui sopra mi sembra che non ci siamo stati. E infatti questo è il percorso 2, probabilmente ci andremo un'altra volta, perché noi dobbiamo andare da Suiren ora. E dobbiamo svolgere la missione da lei, perché Alola è strutturata a missioni, a giorni, cioè ogni giorno noi abbiamo una missione diversa. Quindi questo è il secondo giorno e dobbiamo andare con Suiren a pescare. Oh, finalmente ti si è fatto vedere. Ti porterò su un'isola dove possiamo trovare dei Pokémon di tipo acqua molto belli. Sei pronto? Assolutamente sì, anche perché ho Rowlet. Quindi Pokémon di tipo acqua me li mangio a colazione. Ok, iniziamo ad esplorare questa periferia di Hawoli. Questi Hawoli Outskirts. Allora, molto grande questo posto. Vediamo un po'. Qui abbiamo un'allenatrice, sì. Vorresti vedere i miei bambini? Spero non, tu non ti riferisca ai Pokémon. Rimane in campo Pichu. Contro Rowlet non è proprio l'ideale, però andiamo di foglie lama. Ecco, bravo. Ha mancato. Andiamo ancora di foglie lama. Perfetto. Livello 11 per Rowlet. Poi Pikachu. E andiamo ancora di Razorleaf, che ci abbassa l'attacco. Riusciamo comunque quasi a ucciderlo. E poi andiamo di sgomento. Perfetto, abbiamo battuto questa allevatrice. Nel frattempo direi di dare la Eviolite al nostro Rowlet, dato che non si evolverà. Rowlet rimarrà Rowlet per sempre. Quindi diamogli la Eviolite così che possa almeno avere un po' le difese boostate. Allora, vediamo se la trovo, dovrebbe essere qui da qualche parte. Eccola qua. Dai. A Rowlet. E non lo faremo mai evolvere. E già che ci siamo, dammogli anche una pozioncina. Ecco fatto. Proseguiamo, esploriamo questo posto. Qui abbiamo un gentiluomo che andiamo a sfidare. Prima però c'è un Cubone. Ah, quindi si trovano anche Pokémon di canto qui, Pokémon di altre regioni. Sì, volevo andare a sfidare il gentiluomo, però. Oh, Salandit, catturiamolo. Poi, so che di Salandit quelli che si possono evolvere sono solo le femmine, un po' come Combi che si può evolvere in Vespiquen solo se è femmina. Quindi, intanto catturiamo questo qui che è maschio. Sì, però sei stronzo, si può dire. Si può dire che sei stronzo. Beccati una beccata. Mi ha avvelenato. Beccati un'altra beccata. Continua a usare Poison Gas. Conosce solo questa mossa, sto stronzone qui. Allora, andiamo poi di Ultra Ball. Eccola qua. Vediamo di catturare questo Salandit. E poi di catturarne un altro solo nel momento in cui lo troviamo femmina, per eventualmente farlo evolvere. Perfetto, livello 12 per Rowlet che vorrebbe imparare Shadow Sneak. È ombra furtiva? Sì, ok, ombra furtiva al posto di Astonish. Molto volentieri. Toxic Lizard Pokémon. Tra l'altro Salandit fu uno dei primi Pokémon a poter, anzi forse l'unico Pokémon tuttora, a poter avvelenare gli altri tipi veleno, giusto? Era questa la sua particolarità. Salve. Un giorno carino per trollare, ha detto. Cosa? Ho letto male. Penso di aver letto male. Ah, Diglett di Alola. Una delle idee più stupide che abbiano mai avuto a Game Freak. Andiamo di Foglie Lama. E poi di Shadow Snake. Non male, beh grazie caro gentiluomo. Continuiamo ad esplorare questa zona, vediamo di fare prima tutta la parte bassa.
Allora, qui abbiamo fatto, siamo tornati da Suiren, evitiamo l'erba alta perché altrimenti ci staremmo 3 anni in questo posto. Qui c'è uno strumento invisibile, magari no. Poi proseguiamo da questa parte. Andiamo ad esplorare prima allora tutti i vari contorni, come quando fate un puzzle, no? Che prima partite dalla cornice. Ecco, anche qui partiamo dalla cornice e poi andiamo verso il centro. Lei manda in campo Happiny. E noi ancora il nostro Rowlet e andremo di foglie lama. Poppycat ci ritorna foglie lama che è inefficace per due, tra l'altro. GG. Almeno credo per due, no? Rowlet è tipo erba volante, giusto? Sì, erba volante. Che poi se non sbaglio con l'ultima evoluzione, che purtroppo non avremo mai qui, diventa erba spettro invece. Deciduai, molto figo Deciduai. Ok, continuiamo da questa parte. Qui non sembra esserci niente. Là abbiamo un altro gentiluomo e qui abbiamo uno strumento, un Big Mushroom. Prendiamolo. Ok, qui si conclude il nostro percorso, almeno per ora. Entriamo quindi qui, dal gentiluomo. Conosci le forme Alola? Sì, le forme Alola dei Pokémon le conosco. Alcune sono carine, poche a dire la verità. La maggior parte sono, boh, stupide, per quanto mi riguarda. Andiamo di Razorleaf su Umbreon. Quello era un colpo critico. Umbreon a livello di difesa è davvero tosto, eh. Andiamo ancora di Razorleaf. Peccato che ci abbia diminuito la precisione. Questo rompe tanto le balle. Ed infine andiamo di Shadow Snake. Un bel po' di punti esperienza per il nostro Rowlet che quasi sale di livello. Pikipek, cambia un Pokémon, usiamo un po' Pikachu. Anche se non serve usare Pikachu, è giusto per avere un minimo di varietà. E andiamo di Electro Ball. Perfetto. Nella regione di Alola ci sono alcune varianti regionali che sono chiamate appunto forme Alola. Sembrano simili a quello che hai trovato accanto, quelli che trovi accanto, ma hanno dei grandi cambiamenti. Ok. Tu sembri distrutto. Prenditi una pausa, ok? Lei ci cura, grazie. Io però volevo andare a sfidare anche gli altri. Ecco un Sarandit femmina, quindi catturiamolo, anzi catturiamola. Vediamo se questa volta entra con la Quick Ball. Dai, dai, dai. Ma dai, però sei stronzo, eh. Anzi, sei stronza. Cioè, come fanno ad entrare con la Quick Ball? Entrambi i Salandit non sono entrati con la Quick Ball. Andiamo quindi di beccata. Colpo critico, tra l'altro. Guarda quanto fa male. Salandit. Ultra Ball. Dai, dimmi cattura critica? No, peccato. Dimmi perlomeno cattura. No, niente. Oh, incazzatissimo comunque questo Salandit, eh? Bro. Arrabbiatissimo. Dai, dai, dai. Ole, preso. Anzi, presa. Rowlet a livello 14. Non voglio dare un soprannome a Salandit. Andiamo a curarci ancora da lei. Grazie, usciamo dall'erba alta. E proseguiamo da questa parte. Sì. Cioè, l'encounter rate in questa zona è davvero altissimo comunque. In generale in tutta la ROM è davvero parecchio alto. Nell'erba alta. Andiamo da questa parte a prenderci quello strumento che non avevamo preso prima. Iniziamo ad addentrarci in questa zona. Ecco qua, full heal. Una cura totale, quindi potete tranquillamente saltarla. Andiamo a sfidare però anche questo allenatore. Hai trovato qualcosa di raro? Beh, io ho visto un Popplio lì sotto, tra l'altro, quindi assolutamente lo andrò a prendere. Andiamo poi a Razorleafare questo Makuhita e a finirlo con beccata, super efficace. E addio Makuhita. E abbiamo battuto anche questo gentiluomo. Andiamo a prenderci quel Popplio. Vediamo da dove ci si arriva però, eh. Magari da qui.
Madonna, ragazzi, quanti Pokémon selvatici ci sono? Troppi. Fuga. Ah, tra l'altro lì c'è uno strumento che non ho visto. Oddio, ci incontrerò 300 Pokémon selvatici ora. Emolga? Carino, ma no, grazie. Abbiamo già completato il Pokédex di Sinnoh. Mega Ball, perfetto. Altro Pokémon selvatico. Chargeabug. Ok, siamo stati fortunati. Almeno ho trovato un altro Pokémon che non ho ancora. Vai, Quick Ball, prendiamolo. Questa volta però entraci nella Quick Ball, per favore. Non farmi perdere troppo tempo. Grazie, Chargeabug. Evoluzione di Grubbin, se non ricordo male. Ecco, fatto. Ed ora direi di tirarmi un repellente perché mi sa che qua abbiamo proprio finito i vari Pokémon selvatici. Datemi un repellentino. Grazie qua, Max Repel e via. Oh, pace e tranquillità. Andiamo a prendere quel Poplio. Ok, non si prende da qua, però qui c'è una super pozione. Il potere di passare nell'erba alta senza essere in alcun modo sfidati dai Pokémon. Allora, andiamo a cercare l'entrata per Poplio. E se non è di qui, sarà per forza da questa parte, no? Sarà di qui. Ah, no, bisogna proprio andare al centro, probabilmente. Bisogna riandare al centro. Quindi andiamoci. Facciamo tutto il giro. No, è già finito il repellente. Minchia. Era un Max Repel, eh? Sì, lo rimetto, lo rimetto. Così che possiamo passare qui senza problemi. Dammi una curatina, grazie. Ed ora qui dentro possiamo fare il giro e andare da Poplio, giusto? Eccolo qui, prendiamo Poplio. Sì, anche se non farà parte della squadra di Ash. È comunque uno starter che ci serve per il Living Dex. E poi mi sa che dovremmo andare a interagire con questo sasso. Rotom Dex, il Gyarados potrebbe essere qui. Vuoi provare a pescare? Assolutamente sì, Rotom Dex. Ed ecco Gyarados a livello 12, quello che dovrebbe essere una sorta di boss di questa missione. Vediamo un po', eh. Andiamo di beccata. Gli facciamo pochissimo danno. Andiamo di Razor Leaf, vediamo quanto gli facciamo. Pochissimo comunque. Andiamo di Razor Leaf di nuovo, proviamo comunque a tirare un brutto colpo. Ecco, siamo stati intrappolati nel vortice, tra l'altro. Ha usato Mulinello, lui. Twister? Cacchio, forte comunque questo Gyarados, eh? Parecchio forte. Ancora Razor Leaf. Whirlpool di nuovo ci ha usato, ok. Non siamo riusciti a tirare ancora un brutto colpo. Andiamo a curarci nello zaino. Usiamo una super pozione. Ecco, fatto. Ice Fang? Ha davvero Ice Fang? E bisogna essere infami però per avere Ice Fang, eh? Diamoci un'altra curata, questa volta con un Full Restore. Perché come ben sapete Ice Fang ti congela per forza, ecco lui continua ad usarlo. E questa è una pessima cosa. Dammi un altro Full Restore, lo userò al massimo 3 ricarica totali. Se lui continua ad usare il morso andrò di Pikachu poi. Andiamo di Folilama, eccolo, di nuovo. Ultima Full Restore che uso perché mi sembra un po' assurdo. Continuare a sprecare full restore per un Gyarados a livello 12. Solamente perché continuo a usare una mossa buggata. Ok, ma sta finito. Rowlet è andato. E a questo punto mandiamo Pikachu. E vi dico mossa buggata perché appunto ovviamente non è pensato che le mosse come Ice Fang, Fire Fang o Thunder Fang applichino sempre lo status secondario, ovvero la paralisi, la scottatura o il congelamento. Ok, abbiamo quindi sfidato Gyarados. Qui non si può più interagire. E si può quindi uscire da questa parte. Curami Pokémon, grazie. Possiamo andare qui sopra e fare tutto il giro per ritornare da Suiren. Vediamo un po' cosa ci dice dopo che gli abbiamo detto che abbiamo sconfitto Gyarados. No, non voglio più il repellente. Posso tornare da qui. No, di qui non posso tornare. Mannaggia questo posto labirintico.
l'altro, la prima prova. Sì, vabbè, ma sono passato in un tile di erba alta e mi è uscito un Pokémon. Cioè, ora capite quando vi dico che l'encounter rate di questa ROM, di questo Pokémon Fangame, è sballatissimo. Ecco. Allora, tra l'altro, dicevo, la prima prova di Pokémon Sole e Luna, Ultra Sole e Ultra Luna, se non ricordo male, di Pokémon dominanti, non era con un Gyarados, ma era un Raticate tipo uno Yungus, dipende dalla versione che avevate. Vabbè, parliamo con Suiren. Hai trovato il Gyarados, quindi? Perfetto. Ora, dimostrami che sei degno, ora, anzi, ora sei degno di una battaglia con me. Prima però, fammi curare il tuo Pokémon. Assolutamente sì, grazie, cara Suiren, anche se avevo già provveduto a ciò. La musica è sparita da questa ROM in questo momento. Allora andiamo di Razor Leaf su Lapras, super efficace, buono. E lui però, lei anzi usa giustamente Ice Beam. Allora noi mandiamo Pikachu. E andiamo di Electro Ball. Sì, peccato che la musica sia completamente sparita. Altro bug di questa parte di gioco. E poi andiamo di Thunder Punch su Poplio. Ecco fatto. Abbiamo sconfitto Suiren. Niente, la musica è proprio andata via. Sì, torniamo indietro. Vediamo se riparte qui. Penso che sia tutto quello che il professore voleva da noi per oggi. Ora torna a casa. Assolutamente sì, andiamo a casa. Vediamo se riusciamo a fare ripartire la musica prima o poi. Però a questo punto bisogna solo semplicemente tornare dal professore. Quindi andare da qui. Andare di qui. Anzi, andare qui sopra. Certo che non hanno avuto una bella idea, per questa ROM, secondo me, fare questa cosa che devi continuare a tornare a casa perché è noioso. Cioè, devi semplicemente fare un viaggio per tornare lì. Boh, vabbè. Sembra che tu ti sia divertito oggi. Ho qualcosa di divertente anche per domani, quindi vai a dormire. Ok, noi andremo a dormire, vai. E per oggi vorrei che tu ti incontrassi con Chris. Sarà nel centro commerciale. Perfetto. Noi quindi andremo al centro commerciale per parlare con Chris e vedere quale missione ha per noi nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video.